Sì, grazie, buongiorno a tutti. Io non ho molto da aggiungere a quanto ha già detto il ministro Martina. Ci sono due cose che mi piacciono nella mattinata che voi, nella giornata che voi avete organizzato. La prima è, lo diceva Maurizio in coda al suo intervento, la collaborazione fra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dell'Agricoltura. Noi da questo ci abbiamo creduto il primo giorno. I risultati incominciano a vedersi, si vedono a livello europeo, perché andare in Europa uniti e non in contrapposizione rafforza il nostro paese. Penso che veniamo oggi con un risultato importante ottenuto dai due ministeri congiuntamente, che è quello della direttiva sugli OGM chiuso nel semestre europeo. Questo ci ha permesso poi anche di fare immediatamente nei giorni successivi di reiterare l'atto che vieta la coltivazione di OGM su tutto il nostro territorio in attesa di adottare la direttiva europea. L'abbiamo visto sull'atto che è stato approvato dalla conferenza Stato-Regioni alla fine di novembre sugli effluenti d'allevamento. Lo vediamo oggi. Siamo alla ricerca di una soluzione, siamo alla ricerca disperata di una sola soluzione. E la seconda cosa che mi piace è che cerchiamo la soluzione attraverso la scelta. Questa è la cosa più importante. Dal primo giorno abbiamo detto che i problemi che riguardano l'ambiente noi dobbiamo risolverli non attraverso l'emotività del giorno o attraverso le posizioni delle corporazioni o delle associazioni, ma dobbiamo risolverli attraverso la scienza, perché la scienza è super partes. Non ha colore politico, non ha obiettivi diversi se non la salvaguardia del territorio. Allora, oggi noi stiamo facendo questo, stiamo affrontando il problema dei nitrati dal punto di vista scientifico. Io credo che questa sia la strada giusta. Ripeto, non c'è contrapposizione, nessuna contrapposizione fra l'ambiente e l'agricoltura, anzi, queste sono, una va incontro all'altra, un'agricoltura sana mantiene un ambiente sano permette un'agricoltura di qualità. Allora, se noi riusciamo a comprendere questo e lavorare in sinergia, sono sicuro che risolveremo il problema dei nitrati e tanti altri che abbiamo davanti. Io ringrazio l'ISPRA, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo studio. Credo che il risultato del lavoro di oggi ci sarà molto utile a cercare la soluzione che dobbiamo trovare, lo so, in tempi brevi. Grazie, Ministro.